L'episodio 170 dell'anime di Black Clover chiude la prima parte della serie, che va in pausa fino a data incerta, per lasciare che la storia prosegua nel manga. Tuttavia, per l'anime non è proprio la fine. C'è un film che verrà proiettato nei cinema del Giappone in futuro e no, non si sa se continuerà la trama principale o se saranno eventi distaccati. Diffidate dalle fake news perché in questi giorni ne ho sentite veramente troppe. E comunque sia, una volta proiettato il film è molto probabile che l'anime ricomincerà a breve con la sua seconda parte. Prima però di parlare proprio dell'episodio 170 in sé, direi di dare una piccola informazione a qualcuno che potrebbe aver cliccato il video per sbaglio per chiedermi: scusa, io ho finito l'anime e vorrei leggere il manga, da dove comincio? La parte di storia riguardante il regno di Spade inizia nel capitolo 229, dove Asta attacca la fortezza mobile di Candelo, che corrisponde all'inizio dell'episodio 158 dell'anime. Quindi se volete leggere da capo l'arco per avere più continuità, vi consiglio il capitolo 229. Se invece volete proprio solo continuare dall'anime, vi invito a cominciare dal capitolo 270, proprio perché questo episodio adatta i capitoli 268, 269, una gran parte del 270, ma non tutto comunque, e una piccola parte del 272. Quindi, ripeto che la scelta migliore è il 270. Detto questo, l'episodio 170 è per il momento quello conclusivo, che porta Libe e Asta ad una lotta per avere il controllo. Libe, chi è? È il vero nome del demone nel grimorio di Asta, e nonostante io abbia sbagliato il suo nome decine e decine di volte, vi dico che Libe è la pronuncia corretta, grazie a chi me l'ha fatto notare fino ad ora. Comunque, sembra che il demone in origine non fosse nel grimorio di Asta, infatti questo episodio ripercorre tutto il passato di questo e ci porta fino al combattimento che finisce con una stretta di mano tra i due fratellastri che hanno in comune una madre, Licita. Ma questi non sono gli unici a condividere un obiettivo, infatti proprio Asta condivide il forte desiderio di rafforzarsi e salvare qualcuno, esattamente come Noel e Yuno d'altronde. L'anime ci prepara ai risultati degli allenamenti di Asta e alla battaglia decisiva con il regno di Spade, che nel manga sta ancora avendo luogo, essendo che siamo molto vicini con la trasposizione. Infatti siamo giunti questa settimana al capitolo 288, e da qui spoiler pesanti sul manga. Per concludere, comunque, l'episodio 170 mi è piaciuto, è stato molto emozionante, e che dire, se sarà Pierrot a fare la seconda parte dell'anime e la farà così, sarò molto contento. Salve Galassia, è uscito il capitolo 288, vi do il benvenuto alla recensione ufficiale del Re Kaio del Nord. E devo ammettere che, come il capitolo 281, per carità dal punto di vista tecnico, nel senso dei disegni, non è male, però dal punto di vista della storia, della trama e del no sense, devo dire che c'è molto da dire. Iniziamo a descriverlo brevemente, ok? Allora c'è una prima immagine iniziale dove appunto viene mostrato palesemente Finral, però non viene mostrato in faccia. Perché? Perché bisogna mettere questo mistero se tanto già tutti lo hanno capito? Ma cazzo, c'era già nel capitolo 283 il toro nero, cioè Tabata non ce l'ha mostrato, ma perché mettere così tanto mistero? Cioè c'è stato qualche cambiamento nei visi dei membri, non lo so. Però fondamentalmente questa scena che ho descritto non serve a niente, solo per attuare la polemica che andrà crescendo man mano che il capitolo va avanti. Proprio perché il precedente era finito con Asta che salvava Nacht. E questo capitolo appunto riprende da quella scena dove c'è già Asta in piena Devil Union con Libe e Ghimodelo torna da Nacht. Ora io penso che dal momento che abbiamo Ghimodelo e Slotos ancora disponibili, potrebbe esserci una Devil Union tra loro due che hanno delle caratteristiche che insieme si combinano molto bene secondo me. Se non erro sono attacco e difesa, quindi molto molto carina questa combo. Spero anche in una Devil Union tra tutti e quattro i demoni, però non lo so, magari è difficile da reggere e non la vedremo. Fondamentalmente comunque nel capitolo vediamo Asta combattere contro Lilith e Naama,
che c'erano stati presentati nel capitolo, mi sembra 279 o 280, non mi ricordo, come dei demoni veramente molto potenti, tanto che senza neanche muoversi riuscivano a causare dei danni a Jack e Nacht, cioè almeno ci sono stati presentati così, e troppo forti probabilmente per i personaggi che abbiamo adesso nel manga. Di conseguenza, o nerfi questi due demoni o rendi un altro personaggio OP in grado di batterli. Ebbene, la scelta di Tabata è stata rendo Asta OP, così riesce ad affrontare questi due demoni che altrimenti sarebbero invaricabili per chiunque. E questa scelta mi ha portato a dire che questo capitolo non mi è piaciuto, per il semplice fatto che vediamo Asta in Devil Union riuscire a distaccarsi pesantemente da tutti gli altri personaggi. Certo, lui è il protagonista, ok? È un battle shonen, quindi il protagonista deve comunque giungere a un livello di forza che gli altri in qualche modo non riescono a superare, però così è veramente troppo, secondo me. Praticamente, nell'arco narrativo corrente, l'antimagia viene sfruttato per qualunque cosa. Ad esempio, Yami non riesce ad affrontare Dante se non c'è l'antimagia. Nacht dice che probabilmente solo l'antimagia può distruggere Klipot. Sempre Nacht dice che renderà Asta il guerriero definitivo proprio per via di questa sua antimagia, e l'antimagia è anche, secondo sempre il vice capitano, quella che potrà affrontare i due demoni di Klipot. Ora, questa cosa mi sembra abbastanza astacentrica, cioè questo astacentrismo porterà, secondo me, il manga alla sua rovina se non viene fissata subito sta cosa. Proprio perché Black Clover, una delle cose più belle che ha, secondo me, è il fatto di dare potenziamenti a tutti i personaggi, più o meno tutti ovviamente, perché qualcuno per forza dovrà rimanere fuori, non puoi stare lì a sviluppare tutti per bene. Se questa caratteristica di Black Clover andasse man mano a scomparire, il manga diventerebbe molto più brutto. Già ad esempio nell'ultimo arco narrativo i power-up di Asta sono stati continui e sempre più forti, sempre, sempre di più. Ad esempio prima c'era la rivalità con Yuno. La rivalità con Yuno aveva qualcosa di molto più marcato proprio perché i due avevano più o meno sempre lo stesso livello di potenza, secondo me, anche se Yuno ci veniva presentato sempre come più forte. Tuttavia adesso sembra che sia Asta sempre quello più forte, quindi la rivalità quale senso ha? Cioè non si va a perdere alla fine. Certo, Asta non è overpowered, però questo antimagia viene sfruttato in modo che lo sembri, perché comunque, ricordando, se la magia da annullare è troppa lui non ce la fa, però appunto con la Devil Union è diventato veramente potentissimo. E comunque sia, dico ciò perché il capitolo probabilmente ci porta a pensare che dopo aver perso la mano il buon Naama sia stato anche, tra virgolette, diviso a metà da Asta. Ovviamente non penso sia stato diviso a metà e non penso che il combattimento sia finito così. Tra l'altro Lilith e Naama sono proprio due personaggi caratterizzati con la merda, fatemelo dire, proprio perché dicono quelle solite 3-4 frasi, sembrano degli svitati, sono fuori di testa, ma comunque ci sta, cioè ci sta che dei demoni così siano caratterizzati con la merda, perché in sostanza, cioè, il loro compito è giusto quello di essere cattivi, portare scompiglio, non serve creare una storia o cose del genere, quindi ci sta, ripeto. Però se mi fai dei personaggi così forti e poi mi devi fare la forzatura di trama per rendere il protagonista così potente da farli fuori e così creare un distacco netto da tutti gli altri personaggi, io sinceramente non approvo. Ah, cosa un po' particolare, in questo capitolo la Demon Destroyer di Asta, ovvero la spada annienta demoni, ha praticamente un design un po' differente dal solito. Semplicemente sarà un piccolo errorino che verrà aggiustato sicuramente nel capitolo ufficiale che uscirà domenica su Manga Plus. Comunque, se devo dare un punto positivo a questo capitolo è senza dubbio una scena in particolare, ovvero quella dove Nacht si volta verso Asta e vede in lui il fratello Morgan, prima che questo fu Morten. Ed è anche molto carina la frase che Asta rivolge a Nacht, ovvero tu mi hai fatto diventare un guerriero molto più forte, adesso lascia che ti mostri la forza che tu mi hai aiutato a raggiungere e quindi non puoi morire senza averla prima vista. Quindi direi che questo capitolo si può riassumere con opinioni contrastanti. Detto questo, vorrei sapere cosa ne pensate voi e nulla, noi ci ribecchiamo alla prossima, un saluto e grazie per aver visto il video. E niente, il Recaio del Nord si congeda, scusate ma ho appena finito
mangiare cena e quindi noi ci rivediamo alla prossima, ciao!